Un piano di emergenza comunale di ultima generazione legato alla protezione civile è stato presentato a Biceglie dalla lista I Bicegliesi, collegata al candidato sindaco Francesco Spina. Ad introdurre il convegno tenuto presso il chiostro Santa Croce l'ex assessore provinciale e ideologo della lista I Bicegliesi Pompeo Camero. Siamo stati collaborativi nella stesura del programma generale che è stato posto a corredo della presentazione della lista di Francesco Spina. È una parte centrale e importante in questa metodica, è stata riservata alla sicurezza dell'abitato, non soltanto dal punto di vista statico, ma anche nell'attenzione che noi tutti dobbiamo alle interazioni. E proprio su questo siamo nelle condizioni anche di preannunciare un piano di protezione civile di terza generazione che tenga conto anche dell'utilizzazione di modelli, nuovi modelli matematici che ci porranno nelle condizioni anche di verificare come si possa ovviamente interagire e come si possano in via induttiva per esempio ottenere in via presuntiva i danni per esempio che si abbattono sull'abitato, onde poter anche prefigurare un intervento confacente anche da parte della popolazione e soprattutto dei gruppi comunali di volontariato. A Biceglie servirebbe un continuo monitoraggio del territorio comunale e l'esistenza di un adeguato ed efficace sistema di protezione civile comunale rimodulato con un nuovo organigramma. E questa la proposta inserita nel programma elettorale 2.0 proposto al candidato sindaco Francesco Spina. Stiamo alternando un po' i comizi nelle piazze principali, nei quartieri della città e poi stiamo facendo questi incontri di carattere culturale anche in questo momento dove parliamo dei programmi futuri, ascoltiamo anche le proposte, ascoltiamo le associazioni. La campagna elettorale non può essere soltanto uno scontro e un tiro incrociato di attacchi e calunnie e strumentalizzazioni. La campagna elettorale è anche qualcosa di più profondo, è un momento ed è un'opportunità per ascoltare i cittadini. Una campagna elettorale inutilmente costosa, 500.000 euro sprecate per una campagna elettorale che si è svolta non più tardi di un anno e mezzo fa, ma una campagna elettorale che saprà restituire alla città libertà, democrazia e soprattutto il sindaco che tutti vogliono. Auspico che la continuità amministrativa e la voglia di cambiamento di questa città facciano fare sin dal primo turno una scelta decisa in mio favore.